Chiaramente. A posto. No, no, infatti non era un 6 sicuro. No, no, glielo ho chiesto. Era proprio 6 proprio sicuro. Sì. Compagine, sono entrambe orfane le due formazioni, quella italiana di Capitan Marcolin senza Matteo Gualemi e invece quella francese senza Maxime Jublot, che è probabilmente attualmente il giocatore francese più, sì, più esperto, più forte, anche se è qualche mese che ha staccato dal biliardo. Detto anche nella diretta precedente, parlando un po' con David Nicolà, diciamo, il fatto che sia diventato padre da poco e un po' di problemi di lavoro che lo portano molto lontano da casa, il suo lavoro che lo porta lontano da casa, ha un po' mollato la disciplina, insomma, ha mollato proprio il biliardo, perché lui giocava solo a 5 birilli, mentre altri francesi si dilettano anche nella, nella e canna. Soprattutto carambola a tre sponde. Grani, intanto un bel traversino per lui da 8 punti. E si porta avanti 10 a 9. Vediamo la partita di singolo se arriva ai 100 punti. Nicola Costabile ad arbitrare questo incontro. Faccio per Cucchiaria, che realizza due punti in seconda, lambisce il filotto in terza. Ottima bella qualità di esecuzione per il giocatore siciliano. Sì, che ha impressionato soprattutto nella prova nel Gran Premio di San Venzan, portato alla bella Matteo Gualemi, e Matteo tra l'altro per avere la meglio di Emanuel in quella competizione ha dovuto davvero tirar fuori tutto il suo talento. È comunque un giocatore che sicuramente si farà, adesso è proprio giovane giovane, classe hai detto 95, quindi 19 anni, non ancora ventenne. Angolo di seconda per lui, non una buona conduzione delle biglie, 4 punti che comunque vanno aggiunti al suo score. Sì, alla fine ha sostenuto troppo bene la sua. È un gran, se giocherà anche, no no, gioca a retrocedere, traversione di prima ad andare buca a buca. E lo gioca anche molto, molto bene, bene Gran. Sì. 10 punti. Il rosso da solo per Gran. 20 a 15 il parziale. Sponda palla sostanzialmente in difesa ad allungare il gioco per Emanuel. Il ritmo è quello del primo maestro, eh? Di Romeo. Sì, sì, sì. Bello velocino. Allora, io oggi sono contento di commentare queste partite per vedere giocatori delle altre nazionalità, abbiamo già visto delle belle individualità. Sono contento perché il mio socio ha trascorso comunque una notte serena, tra l'altro oggi eccezionale, ha mangiato proprio con non con noi della troupe di Billiard Channel, ma proprio accanto ad Andrea, al presidente, e hanno in modo assolutamente civile chiacchierato di quella partita di cui io non sapevo nemmeno nulla, me ne hai fatta menzione tu prima. Zitto. Intanto sfaccio per Cucchiare a 12 punti per Emanuel. Insomma, se dovevamo avere una prova sulle qualità tecniche e balistiche di, guarda, Emanuel, in questa colpitura è bravo davvero. Cioè, facela vedere al replay, Tom. Questo è bravo, ce l'ha naturale. Più che altro ha una colpitura non complicata di testa, cioè deve, poi chiaramente le complicazioni arrivano con la conoscenza, quando magari avvertirà qualche pericolo di rimpallo in più, qualche, allora di solito se ne fa meno. Sì, beh, più palle controlli e meno birilli fai. Adesso c'è, giustamente, io dico sempre che quando si ha questa età qua bisogna andare per i massimi, no?
bisogna tanto. Adoro. E per i massimi ci va anche adesso Manuel, questa raddrizzata di incrociare da 8 punti, vediamo se rimane dentro. Mi ha tenuto bene la linea, sì. Questa video si rifinirà, però l'abbiamo già visto giocare molto bene, mi ricordo l'abbiamo passato sul televisivo se non sbaglio a Ragusa, sì, in una Phoebus Challenge, man mano che si vede, stiamo che lo proponiamo, stiamo vedendo comunque un giocatore che sta crescendo e insomma anche a San Vincent, quindi più spondista come manifestazione, si è ben comportato. Vediamo se chiude questo disegno Garan. 8 punti su questa conclusione di Mattonella, non molla il francese, sì. Ce l'ha sempre lì. Eccolo qua, il famoso colpo in testa di cui dicevamo prima. Vediamo come lo tira. Lo vediamo dall'alto per cortesia, Tom. Vedete che non sta puntando effetto. Guardate come la palla ha retto comunque, nonostante anche la steccata molto secca. Quindi non una steccata accompagnata. Come la palla ha retto il colpo in testa pur non avendo effetto. Ha realizzato 2 punti, ha trovato rimpallo abbastanza fortunato perché lascia le biglie in una difesa trasversale. Vediamo se Garan l'attacca dalla lunga, addirittura sembra giocare un Hebrea, quindi un calcio di traversino d'effetto contro. Vediamo se questo spazio di manovra era un po' al limite effettivamente, Secondo me non al limite, nel senso non gli ha sparato la giusta steccata ed il giusto taglio. Se avesse dato più velocità e più taglio questa palla qua, con questa presa di biglia avrebbe potuto rientrare. Ha già montato la prolunga, rapido, una e bella, che qualità, bella manovra da parte di Emanuel, che di seconda e terza ha una palla grossa da aprire, realizza le ali del castello, 4 punti ma conserva tutto ottimamente in difesa centrale. 41-32 per il talento siciliano. Disimpegna il volo di Garan dalla lunga di sinistra, intercetta la biglia piena. Molto difficile trovare difesa. Giro di mezzo colpo a chiudere per Cucchiara che realizza 4 punti. Leggermente lungo dal punto di vista della forza, qualità ottima, ma di questo ormai ci ha ampiamente abituato il giovane siciliano. Vediamo la risposta del francese a tutto biliardo, opta per una raddrizzata. Tanto sul biliardo numero 10 sul canale 2 di Biliard Channel potete seguire anche la diretta tra Quarta e Riolt, giocatore danese. Punteggio per adesso è 32-35 per Quarta, si sta ben comportando il danese. Il match anche questo ai 100 punti. Tanto Emanuel rischia qualcosa sul rimpallo che non sostiene la sua biglia sulla sponda lunga, prende quel piccolo angolo sullo stretto della corta e questa è l'originale alla Remo Barzacchi. Sì. Tra l'altro non è Riolt che dicevo io quando eravamo a valutare le partite, evidentemente ha un cognome abbastanza consueto, c'era un Riolt già diversi anni fa. Attenzione la garuffa lasciata da Garan sul largo, se ne è accorto subito che aveva commesso un piccolo errore. Sai perché? 4 punti e biglia libera. Sai perché ti dico di Riolt? Perché una volta, non so se tu hai mai avuto modo di vederlo, c'era una rivista federale dell'allora FIAPS. Troppo giovane ero. Si chiamava Biliardo Match. Non so se ne hai mai sentito parlare. Biliardo Match non ho sentito parlare, ma non l'ho mai visto. Adesso non ricordo in che manifestazione. C'era una rubrica tecnica che per le boccette curava Luigi Ceroni, per i birilli curava Luigi Ceroni, invece per le boccette
curava un membro della loro federazione che era Gicas Castellani. Ah, pensavo Loris già a quei tempi. No, c'era praticamente ci fu un mondiale, se non sbaglio, dove Ray Holt tirò fuori un girone che fece scuola, un girone a ritornare indietro di colpo con la sua, una posizione di angolo, e ci fu proprio questo appunto fatto allora con i disegni, perché si disegnavano video, pieno. Non c'erano? Sì, come il guerin sportivo, no? Che si facevano i disegni dei gol, se ti ricordi. Anche lì ero troppo giovane, non mi ricordo. Gli anticipi prima del calcio erano i gol, c'erano dei disegni che facevano vedere come era stato fatto il gol, fondamentalmente. E nulla, e lì c'erano i disegni di questo girone che venne soprannominato appunto girone alla Ray Holt. Sicuramente Luigi Ceron se lo ricorderà, è una rubrica che ha curato per diversi anni. Allora la federazione si chiamava FIAPS. La drizzata di seconda e terza per... ha giocato proprio a rientrare di porzione, tutti giù per terra. Mediatore, bravo. Colpitore eccezionale, Manuel, 12 punti, adesso il parziale si fa anche piuttosto impietoso. È un parziale aperto davvero importante, perché eravamo 35-32. Poi Manuel è stato davvero incontenibile, complice qualche sbavatura di Gran, ma ha fatto tutto quello che gli ha lasciato. Certo, non è da meno Gran, 10 punti su questa risposta di raddrizzata, anche lui non contiene la sua biglia sulla sponda lunga, prende un pezzettino di corta e propone adesso un giro a Emanuel, vediamo se bello lo tiene basso di forza. Bello fermarsi lì sullo stretto dei birilli a pallino 3. Tanto pubblicità per noi, pubblicità. Ogni pezzo di legno è un racconto, ogni taglio, ogni tassello è un capitolo da scrivere con cura. È così che prende vita un capolavoro. L'incontro perfetto tra creatività e maestria. Una storia unica da raccontare. Maio Bergomi, costruttori di passione. Nel periodo non collegato ha giocato uno sponda palla Gheran, che non ha prodotto né difesa né tantomeno birilli. Gli risponde su una raddrizzata dove intercetta il pallino pieno. Chiara realizza 3 punti, 84-45. Gioco molto a viso aperto, se lo poteva aspettare. Gran traversino di prima a Zeta sul largo del castello, vediamo se il pallino gli corre incontro per creare uno schema difensivo. Credo proprio di sì. Andrà alla garuffa Emanuel, sembra la voglia vedere per forza questa, quindi giocandola con un po' di parabola, ma è tanto distante da sponda. Alla fine si è disimpegnato bene. Gran bella manovra. Io intanto sto curiosando sui biliardi, quelli appena sotto di noi, che vedono Italia 1 giocare contro Danimarca 2, se non sbaglio. Danimarca 2, esatto. Sì. Esatto. Noi abbiamo entrambi gli atleti in vantaggio, sicuramente Agnello, di cui vedo il parziale, 82-43. Non è in vantaggio invece quarta con... Riolte, perché è sotto 58-54, anche se qui quarta l'opportunità con una raddrizzata di marcare sicuramente il pallino da 4 e marca anche un birillo del 2, quindi si porta avanti di 2 solo lunghezza, 60-58. Comunque è quel Riolte. Tanto 10 punti per Gheran, la risposta immediata di Cucchiara. E qui la sparacchia un po', 5 punti per il siciliano, si mette a 89, conserva 34 punti di vantaggio e soprattutto si porta a meno 11 dal
dal traguardo per assegnare il primo punto all'Italia 2 contro la Francia. Pallino da 3 con tentativo di Steola per Guerin, sfila via. Era facile tirare di misura con questa forza, cioè di mezzo colpo con questa forza, era tutt'altro che banale. Sulla strada del giro molto probabilmente c'è il pallino, vediamo se Manuel decide lo stesso di tirarci. Tira lo striscio, eventuale pallino da 4, non fa né l'uno né l'altro, però allunga bene la biglia di Guerin fino in fondo alla sponda corta. Intanto altri 4 punti di vantaggio per Riolt su quarta, 68-64. Garuffa per Manuel Cucchiara. Entra poco, conserva le biglie in difesa diagonale, bella uscita da parte del siciliano. Sponda biglia per Guerin. Sponda biglia in testare non semplice, trova rimpallo in un pallino da 4. Vezzino e pallino 4 sembra voler battere Emanuele. Traversino c'è, il pallino a 4 gli sfila davanti, però riesce in qualche modo a bilanciare il gioco in difesa centrale. 4 punti che lo porta a 93. E Garuffa sul centro del tavolo per Guerin in uno schema di prova a biliardi. Graffia internamente gli avversari a Guerin, torna in difesa, una buona uscita per il francese. Un po' di difficoltà per quarta. Tiene sempre 4 punti di vantaggio, di svantaggio, quarta 72-68. E in più c'è un traversino adesso a disposizione di Reholt, che meno male per noi non sfrutta. 2 punti invece per Guerin su questa conclusione di sfaccio a scendere di 2 passate, bella manovra. Il portacolori francese, 5 sponde per Cucchiara sul largo, un po' al limite della copertura, ma credo che abbia coperto. Dalla nostra telecamera diagonale vediamo che Guerin ha a disposizione solo la parte inferiore di biglia e se ne fa sicuramente di poco, è costretto ad andare di bricolla. Tanto Riolt ha fatto un bel 14 a quarta. E qui gira dietro, no? Partita veloce. Si ammala qua la partita per Andrea, andiamo al parziale. 86 per il danese, 72 per quarta. Intanto pallino 3 su questo giro per Emanuel. Chiara, 4 punti dalla conquista del punto. Tentativo di striscio, arrivo pallino per sì, Guerin. Ecco, una buona idea, ma non corona da successo.
E credo che qua Emanuele abbia gioco abbastanza facile nel chiudere questo match su questa conclusione di traversino. Può giocarlo di secondo e terzo oppure giocarlo di primo, arrivo a pallino 3. Sceglie la seconda opzione, realizza il rosso, quindi non c'è neanche bisogno di attendere la realizzazione del pallino. E quindi vince Emanuele Cucchiara a 102 a 61. Sì, una bella prestazione di Emanuel. Ce la facciamo a switchare di là, a vedere gli ultimi tiri di... Riesciamo a mandarci il segnale per qua di... No, non ce la facciamo, vabbè. Su altro biliardo. Quindi collegatevi sull'altro canale di Biliard Channel e seguite le ultime battute di quarta contro Riolt. Noi vi diamo l'appuntamento davvero tra pochissimo, il tempo di... che la direzione di gara ci affidi un altro incontro sul biliardo 12, il nostro biliardo televisivo, e noi vi diamo l'appuntamento davvero a tra poco su Biliard Channel, il canale del biliardo.